ciao, tu sei Angelini David. Vieni da Trento, provincia. E è la prima volta che vieni all'Escape? La prima volta che arrivo all'Escape. Da pilota? Sì. Da pilota, esattamente, sì. È stato bellissimo, ho fatto un giro, è un tracciato molto difficile, però comunque è fattibile. L'unica cosa è l'allenamento fisico che manca, questa è la verità. E come tracciato i punti più complicati secondo te? Adesso non so i nomi, comunque un po' tutto. Beh, la discesa della Salamandra credo che sia stata la più complicata. Non difficile, ma più che altro non tenevano le braccia, qui c'è la verità. E mi hanno detto che c'era neve? Neve in cima, sì, circa 25-30 cm in cima c'erano tutti. Beh, c'è stata comunque una bella fatica di persone. Sì, no, sono felice di essere qua veramente, è un'esperienza unica. La consiglieresti? Sì, la consiglio a tutti. Tornerai allora? Tornerai sicuramente l'anno prossimo, spero in migliori condizioni fisiche, vedremo insomma. Va bene, allora in bocca al lupo per l'anno prossimo, complimenti per grazie questo. Grazie a voi, grazie. Ciao. Ciao. Siamo qui in compagnia di Gaglioni Davide, Moretti Simone. Siamo qui Let's Gate 2015. Già fatta prima? Già fatto prima, mai fatta, prima volta. Terzo giro è stato buttato fuori perché sono stato nel tempo. Gara durissima, molto molto dura. E la consiglieresti ad altri? Sì, la consiglio a tutti perché poi alla fine ci si diverte. Quindi l'anno prossimo verrai ancora? L'anno prossimo sicuramente. Per qualificarsi per il pomeriggio. E beh, un assaggino ci vuole sempre. Esatto, esperienza. Vieni. Dimmi chi sei che noi non ci conosciamo. Ciao, Ermanno Monaco da Bologna. Allora, quante volte sei già stato alle skate? È quarto anno. Non di fila perché per altri motivi. Però è quarto anno. Come l'hai trovato? Bella. Bella, organizzata bene, insomma c'è qualcosina, tipo la partenza della prova speciale che insomma non è un granché. Mi si è spenta durante la partenza, si è affogato, ho dovuto cambiare candele in prova speciale. Vabbè, quello è un colpo però di sfortuna. Abbiamo tenuto duro e sono ripartito, non è bastato, sono andato fuori tempo massimo.